questo è il cuore del mio migliore amico Marco. E quello che andremo a fare quest'oggi sarà andare a levargli ogni singolo organo, piano piano, sempre di più. Il suo svantaggio è che ogni volta che gliene leverò uno, lui avrà uno svantaggio a livello di effetti. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, diventiamo dei chirurghi. Bene ragazzi, quest'oggi ci troviamo nel solito mondo di me Marco per una missione molto semplice. Infatti, come avrete letto dal titolo del video, quello che andremo a fare quest'oggi sarà molto particolare, come si suol dire. Infatti, grazie a questa piccola pinzetta qua, quello che possiamo fare è andare ad aprire il petto di Marco. E sì, diciamo che suona abbastanza inquietante, ma state tranquilli perché quello che faremo sarà molto semplicemente tipo andare da Marco. Immaginiamoci che, ecco, Marco sia questa pecora. Anzi, ecco, facciamo una cosa. Facciamo così, ecco, ora questo qua è Marco che gli rispecchia al 100%. Ora quello che andremo a fare noi, molto semplicemente, è avvicinarci con questa, premere tasto destro, e come noterete abbiamo tutti gli organi del suo corpo che possiamo prendere, modificare, lasciare. Ad esempio possiamo rimuovere la spina dorsale della pecora, e a questo punto questa pecora non si potrà mai più muovere. E questa è una cosa molto divertente e particolare. Ma non è questo che interessa a noi, perché quello che faremo a Marco sarà... ecco, non quello che è appena successo alla pecora, ma comunque più o meno una roba simile, ecco. Solo più piano, più lentamente. Quindi, senza perdere tempo e magari evitando di fare questa cosa che effettivamente posso pure io asportarmi gli organi, ma non è quello che voglio fare, direi che è giunto il momento di andare dal nostro caro amato Marco e vedere cosa ha da dirci e raccontarci quest'oggi. Marco, ti sto ammazzando un po' di mucche, va bene? Perché mi stai ammazzando delle mucche? Perché ho bisogno di cibo. Allora, già inizi? Inizi di già? A far che? Già? A far che? Perché sei in casa mia? Perché? Mamma, dimmelo, te lo do io del cibo, no? No, ho bisogno di cibo fresco, carne fresca. Vabbè, io vado ad ammazzare le due. Qual è il problema? Non ne ho. Come non ne hai più? Scusami, tutti quegli animali? Le ho fatte tutti fuori. Fai schifo comunque, lo posso dire. Proprio fai schifo, Jason. Avevo fame. Sì, è mo che chi l'è rimorta qua dentro? Vedi, ce n'è già una là se vuoi. Comunque, che mi racconti di bello quest'oggi? Che ti devo raccontare? Di bello proprio niente, perché ci sei tu, quindi vattene via, va? È possibile che con me devi sempre essere arrabbiato? Ma non è che sono arrabbiato, vieni, mi ammazzi tutte le mucche. Che devo dire? Devo dire grazie. Cioè, non avevo fame. Ma che me ne frega a me? Oh, yeah, ma... anche questi. Marco, ascolta, mi fai vedere le tue elitra? Perché? No, assolutamente no. No, assolutamente dai, fammele, le voglio solo analizzare. Eccole, tieni, eccole. Ok, perfetto, ok. Che cosa? Okay. No, cos'è quel robo? Nulla, cosa? Quel robo cosa? Ah, vabbè, ok, cosa? Va bene. Non capisco di cosa parli. Io ho visto una cesoia, cos'era? Serve, ho messo una texture pack. È la cesoia per tosare le pecore. Ah, vabbè, ok, vabbè. Senti, ma che vuoi da me? No, ero qua, sai, perché mi servivano delle ossa, della bone meal, sai. Molta bone meal. L'ho ricavata dalle tue ossa, sai. Che vuol dire l'hai ricavata dalle mie ossa? Questa è bombiale normale, scusami. L'ho ricavata dalle tue ossa, però. Ma che vuol dire l'hai ricavata dalle mie ossa? Avevi delle ossa, le ho prese, ma le ho usate. Ma dove le avevo? Non le avevi! Vabbè, facciamo così. Ok, a posto, più bellino. Bene, ragazzi, la parte divertente è che lui sta letteralmente usando la bombia, l'ha ricavata letteralmente dalle sue ossa come fertilizzante. Questa scena è tipo una delle più belle che abbia mai visto. E piove sempre, per sempre. È incredibile sta roba. Ma comunque, siamo partiti dal prendergli solamente le ossa. Una cosa assolutamente che sì, può servire, ma che ci campa comunque anche senza di quelle. Ma piano piano gli toglieremo sempre più roba. Marco, ascolta, ti va di andare in caverna? In caverna? Ma sono un attimo sistemando una... Ma ancora che usi quella bombina? Io non la userei, fossi in te. Ma che vuol dire? Perché non la dovrei usare, scusami? No, usala. Ormai l'ho finita, ascolta. Quindi... No, ok, ascolta, vogliamo andare in caverna? No, non ci voglio venire con te. Ma perché non vuoi venire? Che devo fare in caverna? Ma che ne so, tipo, mangiarti questo. Andiamo. Che cos'è sto robo? Ma perché è un muscolo? Non è un muscolo. Manco sai legge. Vabbè. Dai, Marco, andiamo in caverna. Sì, andiamo. Dai, almeno stai zitto. Dai, andiamo. Dove dobbiamo andare? Vieni qua. Nella solita caverna, quella che ho vicino a casa. Sì, ho capito. Ma quella è super esplorata. Ma andiamo dall'altra parte. Ma che è super esplorata? È ancora bella, giovane. Dai, Marco, seguimi. Che qua abbiamo delle missioni importantissime. Ci servono diamanti. Diamanti? Per fare che cosa siamo in netherite? Dobbiamo fare un beacon di diamanti. Ma lo fai tu il beacon di diamanti? Io vedere una mossa speciale. Guarda questo scheletro. Tiè, ora non si può più muovere. Perché non si può più muovere? Ma anche questo non si può più muovere. Ma perché...
Che gli stai combinando? Mosse magiche, Marco. Mosse magiche. Senti, mi fai vedere un attimo con la cesoia? Guarda, no, no, fermo, fermo. Guarda lo zombie, guarda lo zombie. Ora muore da solo. Ma non sta nemmeno. Scusami, mi fai vedere un attimo con la cesoia? No, che no, male? No, è una cesoia normale. Fammela vedere. No, 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 è mia. E se è normale, fammela vedere. No, è mia. Vabbè, dai, andiamo a trovare i diamanti, va. Oh, 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 evita di uccidermi, grazie. Ma ascolta, Marco, ma. Togli, toglierti un attimo le litre, che tanto siamo in caverna. Ma toglietelo tu, bro. Ma che no? Io me le levo senza problemi. Vuoi vedere che me ne vado? Dai, levati se litra. Ok, me la tolgo. Vai. Me la tolgo, dai, mamma mia, che bravo. Oh, ecco, ecco, che vuoi? No, nulla, nulla, no, no, nulla. Ok. Avevo giusto un po' di fame, mi sono un attimo nutrito. Ma che vuol dire quello che stai dicendo? Ma sei stupido cosa? Stupido di che? Io sto cercando i diamanti. Vabbè, vabbè, sono tutto storto. Io tutto storto? Non sono io quello a cui mancano dei pezzi. Ma che vuol dire sono intero io? Sì e no, eh. Ora tu mi spieghi che vuol dire sì e no. Beh, sai, il cervello ti manca. Ma che stai dicendo? Ma la mia testa è piena. Guarda qui, bussa un po' sulla mia testa. Vieni un po'. Fammi vedere, vieni, vieni, fermo, fermo. La vedo vuota, è vuota, è vuota. Ma tu la tua testa è vuota. È una maracas, a momenti. Scusami, perché qui c'è un cuore? Un cuore? Ma di che cuore? No, quella è carne marcia. Non è carne marcia, Zexon. È una carne marcia, guarda sto creeper che non può esplodere. Ma? Oh, ma perché l'hai uccisa? Era rarità unica. Allora, Marco, ancora lì che meni tutti. Guarda che c'è un creeper sopra. Tranquillo, Zexon, non è che mi chiamo Zexon 24, sì, sono forte. Sì, sì. Allora, io ti sveglio a fare una cosa. Giro per tutta la caverna senza armatura. Che me ne frega a me, Zexon? Va bene, andiamo. Oh, cosa? Perché mi hai tolto. Oh, che cospita, mi hai tolto un botto. Non ti ho tolto un botto, è stato un colpo di spada. Ma sei cieco cosa? Ci sono diamanti sopra di noi. Ma siamo qui per diamanti, che cosa? Scusa, non li ho visti, non li ho visti. È che, sai, mi sto divertendo a mangiare tanto. A mangiare che? Ma che ti stai mangiando? Nulla. La carne delle tue mucche. Allora mangia la carne delle mucche e sta zitto. Eh no, è che è buona, è molto. Sai, è molto particolare. Ho trovato 3 diamanti, quanti te ne servono per fare sto beacon? Molti, non ci bastano così pochi. Però scusami, dai, perché io mangio e mi dà una carota d'oro mezza cosciotta? Oh! Non hai idea. Perché mi dà mezza cosciotta e perdo subito? Oh, ma che difficoltà siamo? ho messo hardcore. Oh, ma 2x3 perdo fa. Ho messo difficoltà hardcore, però senza, cioè, senza che se muori è finita. Sì, ho capito, Zexon, ho capito. Il problema è uno. Cioè, io perdo cosciotto in continuazione. Non so che dirti. Non è che magari hai dei problemi all'intestino. Ma tu c'hai problemi all'intestino. Infatti. Oh, diamanti, 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 diamanti. Mi dispiace. Dammi diamanti, dammi diamanti. No, io non te li do, io non te li do. Aia, aia, Marco, Marco, Marco. Tanto prima, tanto ora non puoi già più correre, a momenti. In realtà posso correre. Mi spieghi perché tutto ciò è una carta d'oro, ti fa avere un anche me, fame per mezzo sempre, cosciotto. Ma perché c'è la nuova difficoltà, l'hanno aggiornata. Sì, sì, e io mi chiamo allora, senti, smettiti di cavolate. Che aumenta la difficoltà, ok? Inserito mod che aumenta la difficoltà. Ma che steady, Zexon? Senti, dai, torniamo in superficie perché ho già capito che è troppo di complessa per te questa difficoltà, va? No, no, per te vabbè, ok, guarda, sono zitto, dai, andiamo. Ascolta, Marco, dai. Che vuoi del cibo? Vuoi qualcosa? Tieni, ho un po' di carote se vuoi. Me ne servono uno stacco al secondo qua di carote. Senti, Zexon. Se vuoi ho anche questi, li ho presi prima dai maiali. Che caspita sono? Che schifo, l'intestino. Ma mangiatelo tu quel coso. Oh, ma vuoi del cibo? Sicuro che non. Guarda che è utile, soprattutto nel tuo caso. Ma Zexon, c'è un problema, io perdo cosciotto in continuazione. Zexon, che stai combinando? Nulla, te l'ho detto. Oh, per una volta che ti dico la verità, ho inserito una mod che aumenta la difficoltà. Ma io non ci credo, Zexon. E allora sentiamo cosa avrei fatto. Ma che ne so, ma senti, io me ne vado in casa mia, arrivederci, ciao. Aia! Cosa? Aia! Ma che mi in 2x3? Non detto! Vabbè, sempre che me ne vado. Oh, ma vieni qua, dobbiamo parlare! Ancora, di cosa parlare? No, tipo di una cosa molto carina, vieni, vieni qua, vai a casa tua. Ascolta, ti voglio dire che in questo periodo ho fatto tanti scherzi, ok? Quindi che vuoi? E tu ne hai fatti altrettanti, tanti, anzi, non sicuramente vero, mai quanto me, vero, perché io sono il re di questi scherzi. Scherzi, tu non potrai mai battermi. Però comunque mi voglio far perdonare. Quindi se mi dai la tua armatura prometto di enchantartela come a me. Sì. Exxon, senti, ma io non sono stupido, non ci casco queste cavolate. Ma te la verità, ti voglio aiutare per una volta. L'unica volta che mi hai detto che mi volevi aiutare mi hai sempre truffato. Vattene, mi esci da casa mia. Non ti voglio truffare. Esci, forza, fuori. Non ti voglio truffare. Ascolta, 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 ascolta. Ti porto un armor stand, tu metti l'armatura lì e io te la perfeziono, ok? Guardate cosa c'è. Tieni, vieni, dai. Vieni, tieni l'armatura, dai. Grazie. Ok, te la porterò nuova di zecca, promesso. Ah, ora smetti di torni. Ah, ok, scusami, mamma mia, che cattiveria. Cos'è ancora? Cosa? Ho nausea, Zexon. Come nausea?
Oh, mi fa male la pancia, Oh, ma che mi stai combinando? Zex, ho l'armatura. Ok, tieni l'armatura, tieni. Marco, io non ti sto facendo assolutamente nulla. Perché no? Io non ti sto facendo nulla. Oh, sto morendo, Zex, ho mezzo cuore. No, senti, dammi quello cestoio, io me ne vado. Dammi quello cestoio. Ascolta, no, ecco, dito con la spada. Dammi quello cestoio. Con la spada, non hai capito? Io dito con la spada, Marco. Zexon, dammi quella cesoglia. Ma dito con la spada. No, no, dai. Zexon. No. Ok. Non puoi fare nulla, visto? Non fa nulla. Boh, vabbè, senti, non me ne frega più niente, mi sono stancato. Vabbè, senti, ma sicuro di star bene? Ma non lo so, in 2x3 mi vieni qualcosa. Vabbè, senti, te ne vai via. Se vuoi ti do dei muscoli. Cioè, questo... Tieni. Ma sicuro di non volerli? Guarda che... Non li voglio. Sono utili. Tieni anche i diamanti, tieni. Sei sicuro? Anche questo. Questo, tieni. Chiudi la porta e vattene via. Voglio stare da solo in casa mia, in santa pace. Ok, va bene. Ciao, Marco. Diciamo che a Marco gli abbiamo già tolto un bel po' di parti del corpo. Ma siamo ancora dalle parti, quelle che non servono per forza. Sì, diciamo che l'intestino e lo stomaco, quelli servivano. Ma comunque sta sopravvivendo comunque. Proprio per questo, adesso che in più non ci vuole neanche più vedere, dobbiamo andare con molta più astuzia. Proprio per questo, quello che farò è procurarmi le mie pozioni di invisibilità. E una direi che ci può bastare. E a questo punto andremo a infiltrarci in casa di Marco, zette zette, senza farci notare. E a questo giro inizieremo a togliere sempre cose più importanti. Quindi eccoci arrivati a casa di Marco. Quindi subito l'invisibilità, perché sennò ci vede anche via l'elitra. E a questo punto dobbiamo solo cercare Marco. Il problema è capire dov'è, qual è la sua armatura. Ciò vuol dire che è senza armatura. Se è senza armatura potrebbe essere molto divertente la situazione. Ok, non armatura, quindi andiamo, togliamogli i muscoli. Senti, ci sta qualcosa che non va, miei ragazzi. C'è qualcosa che non va. Ma perché perdo danno in ogni 2x3? Guarda qui, le carote le sto finendo tutte. Ok, andiamo a posizionare la chest qua e ci mettiamo tutto quello che gli corrisponde. O almeno quello che non è stato né trasformato in bombiallo, che è stato mangiato. Ma comunque pur sempre qualcosa. A questo punto quello che farei è andare a prendere qualche altra parte. Quindi vediamo un po' cos'ha. Ad esempio il fegato e anche un polmone. Oh no, no, sto morendo. Oh, sto morendo. No! Che sta succedendo? Ok, quindi a questo punto la scena è sempre più divertente. Ma ora farei una piccola cosa molto carina. Scusami, perché non posso correre? Oh, ma che è? Perché se no era un problema, dimmi che non si è accorto le particelle. Ma a questo punto quello che andrei a fare è una cosa ancora più carina. Quindi quello che andiamo a fare è prendere e togliergli la spina dorsale. Aspetta, non posso fare più niente. Ma no. Marco? Sì? Come va? Ma guarda, tutto bene, perché? No, è perché ti vedo un po' lento. Scusa, ecco. Mi vedi, dove sei? Ho visto delle particelle. Quali particelle? Ho visto, non posso più correre. Ho sentito dei rumori. Dei rumori? Quali? Ho visto delle particelle, sento dei rumori, non vedo nulla. Quali, Marco? Cosa senti? Che c'è? Non capisco. Sento ti ho visto, Tex. Ti ho visto. No, non prendermi in giro. No, non capisco di cosa tu stia parlando. No, Marco, sto solo morendo, Zex. Eccoti, ti ho visto. Hai visto? Cos'era quella cosa? Quale cosa? Zex, che mi stai combinando? No, io nulla. Zex, non riesco più a correre. Mangio e mi finisce tutto. Ma che è? No, se vuoi ti posso... Guarda, torno a farmi vedere. Che vuol dire? Ciao, Marco. Che? Sono dietro di te. Dietro di me. Ma io... Sì, ok, io non posso fare nient'altro, Zex. Sono fermo. Perché serve questa? Cos'è, la spina dorsale? Sì. Sì, perché sai come non posso più correre. Che ne pensi di mettermela? Sicuro che ti serva. Sì, mi serve, mettimela e muoviti. Va bene, dai, te la rimetto. Aspetta, ok. Ah, non era qua. No. Ah, ok, tieni, Marco. Cosa? Cioè, tu mi stai dicendo che il bambino di prima erano le mie ossa? Esatto. Io te l'ho detto che erano le tue ossa. Vieni qui, guarda che non posso nemmeno più correre. Marco, io ti avevo avvisato. Guarda, se vuoi lì ce n'è un'altra, ti posso provare a mettere quella degli scheletri. No, mettimi la mia. Ma tu è diventata bombial. È diventata polvere. Sì. E adesso mi porti in ospedale. Ok, vieni qua. Manca giusto l'ultimo organo. Ah, Marco, per caso ti interessa questo? Sì,
sicuro che non ti serva questo, Marco? Zexon, muoviti. Muoviti, insomma, a morire. Cosa? Vabbè, tanto sei abituato a morire, no? Ah, fatti colpire per bene. Colpisci, vieni, bravo. Vieni qui. Ok, aspetta, Marco, assiste a questa scena. Buono il tuo cuore. Non l'hai mangiato veramente. Ma sei un cannibale, Zexon. No, è perché è il tuo. Ma vieni qua. No, aia! Ah, cosa vuoi fare che non hai più un cuore? Zexon, non sto anche affogando. Che ne pensi di... ma ti ha levato pure i polmoni, è per quello. Oh, io qui ho trovato delle cose. Oh, posso teoricamente... Oh, vedete questo? No, però intanto già non prendo più danno ed è molto, molto meglio. Zexon, puoi venire un attimo qui da me? Sì, arrivo, Marco, perché? Dove sei? No, nulla, sono qui dietro casa tua, nell'oceano. Dietro casa mia, nell'oceano? Ah, sì, ecco, che ci fai qua? No, vieni un po'. Dimmi un po', che c'è? Oh! Ah, No. No, Marco. Zexon, ti ricordo di chiudere bene la casa, perché sì. Rimane sempre qualcosa. Sì, ti posso informare di una cosa? Aspetta che mi mangio il tuo cuore. Non per dire. Che buono, Zexon. Dammi il tuo cuore. E anche questo, no, e anche questo. No, mi dispiace, avevo dei cuori di... Avevo il cuore dell'Ender Dragon in inventario e mi sono messo quello. Fai schifo, Zexon.